Intanto volevo dirvi due cose. Le persone che stanno arrivando a Verona in autostrada dicono che gli autogrill sono stracolmi, quindi la gente si sta nutrendo e sono tantissimi. Stessa cosa per chi arriva in stazione. Oggi noi di Rebel Network, di UAR e di PPF vogliamo lanciare una cosa che abbiamo in realtà concordato, anche grazie alle tante parole che abbiamo fatto con i presidenti delle altre associazioni e con le nostre socie fondatrici, Lilia, Cristina, Vanessa, Germana, Federica, sono qui in questa sala, e le altre che sono invece a casa ma ci seguono con il cuore. Abbiamo concordato che oggi nasce quello che io arbitrariamente voglio chiamare Patto dei diritti di Verona. Sono tutte le associazioni che vorranno aderire, perché è uno spazio ancora aperto e tutto da costruire. Sono queste le realtà che si mettono insieme per difendere la libertà di tutti. Queste associazioni, ne avete viste tante ed importantissime in questo incontro, decidono di rivedersi nel giro massimo di 10 giorni per dare poi comunicazione di quali saranno le prossime azioni, e ne vogliamo fare di grandi, di importanti e di imponenti, che portino dentro questa protesta attiva e dentro questa resistenza attiva uomini e donne per la prima volta fortissimi e legati insieme nei valori della libertà e della Costituzione. C'è una sola cosa positiva che questo clima terrificanti ha fatto: ci ha uniti come dei collanti mostruosi. Siamo diventati la testuggine del rugby, siamo diventati una forza che non ci fermerà. Noi oggi ricoloriamo Verona dei diritti. Noi oggi riportiamo il senso della bellezza, della libertà, dei sorrisi, della voglia di scendere, di scegliere, di poter essere quello che vogliamo nel rispetto di tutti, e oggi le più grandi associazioni hanno deciso che combatteranno insieme e che apriranno a tante altre realtà e a tutti i movimenti che vorranno, nel rispetto dell'identità reciproca, nel rispetto del proprio lavoro, vorranno ancora scendere in campo insieme, perché non arretreremo di un millimetro.